Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Adrenicolo Turno su Yokai Watch Nuzlocke. Prima di cominciare ci tenevo a fare un saluto ad Andrea Zandron che mi ha scritto diversi giorni fa, ma ancora non gli ho risposto perché avevo tipo 16 video preregistrati. Allora ho detto lo saluto in occasione della Nuzlocke appena inizio a farla. E inoltre Alessio, Alessio, caro mio, purtroppo online non ci gioco col DS, perlomeno per ora proprio no, quindi non so se in futuro riprenderò, ma per il momento mi dispiace, ma non faccio assolutamente nulla. Allora, in modo, cominciamo il secondo episodio della Nuzlocke. Allora, nello scorso video io ho detto una cosa sbagliata, due cose sbagliate, a proposito delle regole. Io pensavo fosse un po' come Pokémon, poi ho detto: sarà meglio che mi informo bene prima di iniziare a dire cose? Mi sono informato bene e ho visto che comunque sia le regole sono un po' diverse da quelle di Pokémon. Ovvero non posso usare né QR code né password né scambi, vabbè gli scambi non li avrei fatti comunque. Posso reclutare nuovi yokai solo una volta per upgrade dello Yokai Watch, quindi ogni volta che salgo di rango. Quindi insomma è un po' una chiavica, anche perché comunque sia una squadra di 6 yokai la formiamo in automatico. Gli yokai ci vengono in amici automatico. Quindi praticamente i primi 6 yokai che abbiamo si fanno facile facile. E possiamo allenare tranquillamente quelli. Ok, eccoci qua con Nate e Whisper. Allora, mi ripeti perché mi stai seguendo? Perché così potrò prendermi cura di te più facilmente. Ecco. È molto carina da parte tua, ma non sono mica una pecorella smarrita. Preferisco venire con te se per te va bene. Lasciamo perdere, va. Se vuoi sapere qualcosa, e intendo proprio qualsiasi cosa, chiedi pure. È mio compito prendermi cura di te. Perché devi prenderti cura di me? Ho qualcosa che non va? Beh, guardati, un ragazzino che vaga senza meta. Senza il mio aiuto non avresti mai potuto fare amicizia con uno yokai. Ok, hai ragione, immagino, ma perché è importante che lo faccia? Ok, mi fa piacere che ci intendiamo. Entriamo e vediamo la mia nuova casa. Ok, va bene, ma puoi stare solo per un po'. Chissà che dirà la mamma. Non ti preoccupare di queste quisquiglie, Nate. Ecco, arriva Shibanien. Oh, proprio quello che volevo. Il secondo capitolo inizia bene. Sono a casa! Itadakimasu! No, quello è quando esce. Sono sbagliato, sono confuso. Dico solo che aiutarmi con il lavoro di casa ogni tanto non ti farebbe male. Mi sembra di essere l'unico a fare qualcosa in questa casa. Lavoro tutto il giorno e tu vuoi che torni a casa e mi metta a lavare il pavimento? E c'ha anche ragione, poverino, eh. Ah, stanno litigando di nuovo. Le relazioni sono complesse, i genitori possono essere sia amici che nemici. Ma perché deve essere così? È un'ottima domanda. Magari quell'ospite indesiderato può darti la risposta. Di chi stai parlando? Non abbiamo ospiti. Non sono d'accordo, c'è uno yokai qui e sta facendo litigare i tuoi. Uno yokai, davvero? Dove? È a questo che serve lo yokai watch. Prova a guardare attraverso la lente. Ok, Whisper. Yokai. Yokai watch. Eccolo qui, mamma mia, è impossibile non vederlo. Ah, quanto è lento lo Yokai Watch all'inizio. Negatina! Salve, Negatina. Dicami. Scusa, ciao. Ehi, ciao, caro. Mi vedi davvero? Sì, ho questo orologio che mi permette di vedere, certi. Oh, scusa, ho dato l'impressione che mi interessasse la storia della tua vita. Come posso aiutarti, caro? Lo so che non ti suonerebbe neppure l'idea di cacciare una signora, vero? No, certo che no, insomma, forse. Vedo che dovremmo imparare a essere un po' più diretti. Potremmo davvero usare la forza. Forza, che vuoi dire? Vuoi che combattiamo contro di lei? Non oseresti mai alzare le mani su una signora, giusto, caro? Giusto, caro? Permettimi di essere d'aiuto a te e a me stesso. In guardia, scellerata! Scellerata! Ma davvero parlavano così, samurai? Ti colpirò con la furia di uno stormo di vigorose cicale. Ma forse sarebbe meglio locuste, perché le locuste divorano tutto, le cicale stanno lì a cantare tutto quanto l'anno, poi quando arriva l'inverno, cremuoiono.
come non detto, è decisamente forte. L'hai battuto in un colpo solo, Cicalava non aveva alcuna speranza. Devo droppare la sua medaglia ora. No, no, mica così funzionava. La medaglia si droppa quando lo yokai va KO in battaglia. Ufficiale, questo non era ufficiale. Abbiamo finito, caro, perché sono piuttosto occupata al momento. È più forte di quanto pensassi, dovremmo ricorrere al piano B. Scappi il più velocemente possibile, la tecnica di fuga. Da dove l'abbia presa, mi chiedo. Dobbiamo fare amicizia con altri yokai per sconfiggerla. Dovremmo fare amicizia con almeno altri 3 yokai prima di riprovarci. Ok, usciamo e diamo un'occhiata in giro. Altri 3 yokai. Uno è Shibanyan e va bene. Mi sa se lo posso trovare pure subito? Non so se lo posso trovare subito Shibanyan oppure è l'ultimo che troviamo. No, Shibanyan non si può subito. Andiamo un attimo qui dietro allora. Dietro la casa del pesce. Un po' conosco questo posto. Ah, lì yokai andranno a girarsi per posti bui e desolati come questo. Queste aree dovrebbero essere l'ideale per allenarsi contro gli yokai più forti. In posti così però non si nascondono. Se ti vedono ti attaccheranno. Queste aree piene di yokai terranno impegnato e non potrà essere diario. Divertiti! Sì. Ah sì, le porte qua chiuse. Ok, riproviamoci un attimino. Negative Buzz. Poi forte. Beh. Insomma, c'è di meglio, c'è di meglio. Vediamo chi troviamo qui nella spassatura. Nella espassatura. Oh mio Dio. Ah, non lo fa, mi va, preciso. Preso. Proprio per un pelo l'ho preso. Non ho fame. E mi attacca. Bravo, nonno fame. Così si fa. Attacca la gioventù. Ma 3 ce ne sono. Uffa. Chico! Che si chiama Soma. Chico! Vorrei anche Annebio nella mia squadra. Perché comunque sia Annebio poi diventa blando. E blando è leggermente più forte. Non ho fame. Dai, su, fammi sentire la voce. Non ho fame. Ah, ma questa è del primo. Nel secondo è cambiata. Aveva ancora qualcosa da dire, ma no, ti stai zitto. Non ho fame. Basta una volta sola. Ma se non mi vede va benissimo. Io esploro per cavoli miei, esploro. Non ti curar di me. Non volevo combatterci. Ok. Negative Buzz. Attacco ipotetico. Ma diciamo che comunque sia stiamo andando bene. Iniziamo con un curatore, un incantatore, Tristina, e nonno fame. Nonno fame, se mi ricordo, gli cambio il nome quando si evolve. Negative Buzz. Negative Buzz. Buzz, perché loro sono profumati. Siccome loro pronunciano Negative Buzz e Negative Buzz, Buzz Lightyear, io lo chiamo Buzz Light. Capito come funziona? Eh? Iscrivetevi per tanti altri giochi di parole belli come questi. Andiamo alla grande proprio. Ok, abbiamo combattuto contro un altro yokai, abbiamo... Battaglia annullare l'Energy Max è ora disponibile nel menu. Guida. Ok, è il momento delle spiegazioni. Perché Andrelink sta reclutando 2 yokai nello stesso punto?
Sto reclutando due yokai nello stesso punto perché il gioco lo richiede. E più di un tot di yokai non si trovano all'inizio del gioco. E il gioco mi deve far per forza reclutare 5 yokai più Jibanyan. Ok? Quindi, per questa piccola porzione di gioco, per questo capitolo, è necessario reclutare 2 yokai nello stesso punto. Per forza. Ok, ed ultimo, ma non per importanza, credo che ci sia solo lui. Eccolo qua, Annebio. Grande Annebio. Quando si evolve in blando è davvero forte. Però ci vuole un po', ci vuole un bel po' di livelli. Nonno Fame ci stava già per lasciare le penne, eh. Dico solo questo, dico. Dico solo questo. Mamma mia. Annebio ti viene incontro. Lascia che sia il tuo amico nell'ombra. Vabbè, a questo do un nome un pochino più bello. Come soprannome Kuro, che appunto in giapponese Kuro significa buio, oscurità. Bene, quindi ora abbiamo 5 yokai e possiamo andare a un'ora intensa. Nei pressi della pescheria. Ok, Whisper, però devo andarmi a curare perché sennò Jibanyan non è che mi fa male, di più. Iniziamo allora, iniziamo. Dov'è? Ah, qui, parla con lui. Ma lascia perdere le regole della strada, non c'è tempo. Eccoci qua, allora. Il dialogo l'ho saltato perché non c'era bisogno di leggerlo. Importante era prendere Jibanyan. Sentivo strani rumori. Roar, cos'è, un leone? Quel gatto sembra davvero teso. Sembra concentratissimo su qualcosa. Che determinazione, che potenza! Questo yokai pare un po', non so, diverso dagli altri che ho incontrato. All'attacco! Questa storia finisce mia ora! Prendi questa bestiaccia! Assaggia la mia furia zappettante! Povero Jibanyan, non ce la farà mai a vincere contro le macchine. Sconfitto di nuovo. E tutto ok? Sì, sono. Cosa? Puoi davvero vedermi? Conosci una ragazza di nome Amy? Amy? Credo di no. Chi è? Oh, beh. Era la mia padrona prima che venissi trasformato in uno yokai. Quando ero un gatto normale mi investì un camion. Niei, che male. Sì, ok. Purtroppo questa cosa poi sappiamo come è andata a finire in Yokai Watch 2, ma... Non è stata molto carina dirti che sei patetico, eh beh. Beh, colpa mia sono io di essermi fatto investire da quel camion malvagio. Quando sarò abbastanza forte da battere un camion ritroverò Amy. Però continuerò a investirmi. Gli altri yokai mi prendono sempre in giro. Uno mi ha perfino rubato la cosa a cui tengo di più, l'unica foto che ho di Amy. Ti hanno rubato la foto? Sì, forse sono davvero solo patetico. Prenderti in giro e rubarti la foto, che cattiveria. Chi ti ha preso la foto? Lascia che me la veda io con loro. Esatto, andremo a riprendertela. Sai quale yokai l'ha presa e dove potremmo cercarlo? Sì, in genere la sua banda passa il tempo dietro alla casa del pesce. Non posso neanche più andarci. Ci pensiamo noi. Tu non preoccuparti, pensa solo a riposarti un po'. Oh, come ti chiami comunque? Sono Nate. Non ricordo altri nomi prima dell'incidente, a parte quello di Amy. Ma gli yokai mi chiamano Jibanyan, mi piace, sai? Jibanyan, ok. Vediamo se riusciamo a scattargli dalla resurretta della casa del pesce. In teoria, dopo che abbiamo ci siamo fatti amici Jibanyan e sconfitto Negatina, inizia il vero Yokai Watch 2. Praticamente Yokai Watch 2, praticamente gli eventi di Yokai Watch 1 in realtà non accadono mai. E Yokai Watch 2 sarebbe il vero, la vera avventura di Nate. Però è un po' complicata la cosa. Ad ogni modo, hai la foto di Jibanyan, siamo qui per riprendercela. Il gattino ha pensato di trovarsi degli amici tosti, eh. Senti, dammi la foto e finiamola qui, ok? Davvero importante per lui. Te lo sogni, hai capito? Se la vuoi, fatti sotto.
Preparati, Nate. Malandro è un bellissimo yokai. E questa volta prendo. Cerco di reclutarlo. Anche se non posso ora. Accidenti. Dove potrei reclutare un altro malandro? Perché qui dietro ho visto il Negative Buzz per primo. Quindi la cosa è un po' complicata, a dire il vero. Non è per niente facile, eh. Ah, siete tutti andati. Bene. E sconfitti con un colpo solo. Ottimo, siamo quasi tutti quanti al 3. C'è chi sta quasi al 4. Energy Max al 2. Whee! Beh, sempre con quell'attacco. Devo per forza vincere. Cattivi. Se divento un teppista è colpa vostra. Ecco foto di Amy. Un teppista? Ma non lo è già? Odora di teppista? Con tutto quel gel nei capelli. Non credo che possa fare più danni di quanti ne faccia già. Ad ogni modo portiamoci in bagno nella foto di Amy. Ok, andiamo. Oddio questo. Sì, lo so, quel malandro era accusato di acconciatura turbolenta. Signor Detective Sireni, mi lasci fare le cose che voglio fare io. Shibanyan, ecco la foto di Amy. Spero che ti piaccia. Cioè, che ti faccia piacere. Non che ti piaccia, ti deve far piacere. Non ci credo, come avete fatto? Beh, non sarebbe giusto che una cosa così importante l'avesse un ladro. Grazie, questo significa molto per me. Non sono neanche riuscito a riprendermi da solo, sono davvero... Senti, non sei patetico, ok? Quindi... Non so, smetti di lamentarti. Secondo me sei proprio in gamba, invece. Insomma, lottare con i cani per fare buone impressioni su una ragazza. Io non farei mai una cosa del genere. Beh, forse non con un camion in movimento. Oh, grazie, Nate, grazie davvero. Continua così, Shibanyan, farò il tifo per te. Grazie ancora. Un giorno riuscirò a sconfiggere un camion, me lo sento. E diventano amici. Oh yeah! Ad ogni modo siamo amici, chiamami pure quando vuoi. Sì, Shibanyan, io ci credo. Shibanyan! Ho da fare mia ora. Sì. Come lo chiamiamo sto Shibanyan? Lo so io. Nika-chan, itteria! Sì, Neko-chan è un nome un pochino ambiguo, ma è carino comunque. Mi dà un po' fastidio il fatto che col 2DS XL si sentono molto di più i tasti quando li premo. Dopo, comunque sia, a editare è un po' una rottura di palle, ma... Insomma, bene o male. Ci vuole 10 minuti in più a togliere tutto quanto il rumore dei tasti, ma... Insomma, si fa, dai, si fa. E comunque se giocare con una console XL, della famiglia XL, è una figata assurda, davvero. Se dovete comprarvi ancora un 3DS, compratevi o un 2DS XL, che state contenuti nel prezzo, oppure se proprio ci avete soldi da buttare, un 3DS XL, che un new 3DS XL, che poi ha anche un bel design. Comunque se ancora non ce l'avete, vi consiglio il 2DS XL, che... A 180 euro lo trovate e risparmiate un sacco di soldi ed è... A parte il 3D, che comunque sia il 3D, alla fine non lo usa nessuno il 3D sulla console 3DS. Ed è stupendo. Ci giochi che è una meraviglia. Io le console della famiglia 3DS ce l'ho tutte tranne il new 3DS XL. Se no ce l'ho tutte quante, manca solo quello, ma non lo comprerò mai, credo. Signora Negatina, suppongo tu non abbia intenzione di andartene a breve. Almeno non di tua volontà, giusto? Oh no, mio caro, non mi va proprio di andarmene. Il posto è davvero di mio gradimento, e i tuoi genitori sono così interessanti. Beh, me l'aspettavo, più o meno. Le trattative lasciamo un po' a desiderare. All'attacco, chiamiamoci Banyan! Coraggio, tocca a noi! Andiamoci Banyan! Medaglia Yokai attiva! È in arrivo! Splendido! Che luce! Che maglior che furor siamo limpidi! Splendidi! Assicurati che il soffitto sia più alto la prossima volta!
Mamma mia. E c'è rimasto Nate, dice, ok. Gibania, non stai bene? Come fanno a farsi male con degli oggetti se... se sono spiriti? Io non lo capisco sta cosa. Sì, benissimo, forse mi fa male tutto, ma tanto ho perso la sensibilità. Ah. Facciamo combattere Gibania contro Negatina, te la senti? Sì, ci pensi a quella massa in forma di violaceità. Let's go! E eccola! La prima vera battaglia che può mettermi in difficoltà. L'incanto, sì, infatti voglio incantarla subito. Anche lei però incanta, eh. Se ci riesco io è grande. Niente, non ce l'ho fatta. Magari le aumentava la difesa, ma non fa nulla. Vediamo se con Annebio ce la facciamo. Oh no, Tristina! Ah, è vero, deve andare qua dietro per essere purificata. Sì, qua funziona in modo diverso da Yo-Kai Watch 3. Talmente abituato a giocare a Yo-Kai Watch 3 che qua non mi ricordo più com'era. Ragazzi, manca poco, attaccate. Yeah! Sconfitta Negatina! Yes! Andiamo così. Ci vai già a 5. Sappiate che comunque sia, allenerò molto i miei yokai, combatterò molto e farò un sacco di missioni. Così almeno guadagno un bel po' di punti esperienza. Oh cielo, non sono più desiderata, pare. E sono anche tutta in disordine. Wow, è stato un po' difficile. Sta arrivando un altro yokai. Ah ah, mia cara, ecco dove eri. Dove? Chi ha parlato? Felicio! Tutti questi litigi, così non va. Ho detto che non faccio le voci nel primo episodio, ma non farò una cosa eccessiva, comunque sia. Ma le mie parole sono state infelici, ti prego, perdonami, mia cara. Oh, mio dolce Felicio, mi dispiace tanto di essere fuggita via infuriata, caro. Insieme fanno Mutevina, insieme, non mi ricordo preciso il nome. Forse Mutevina, mi pare. Sembra che questi yokai siano sposati, forse. Anche gli yokai si sposano. Ammettiamo che mia moglie sia stata una seccatura. Ero così gelosa di quanto fossero felici quei due che ho dovuto incantarli. Perdonami, caro. Ti prego, accetta questo dono in segno di amicizia. Yeah! Negatina. Mi bastava Negatina. Ah no, devo darle soprannome. Vabbè, dai. Niente soprannome per... Non è obbligatorio il soprannome, però... Però... Ok. Ok, ti chiamerò presto, credo, Negatina, perché comunque sia... E... La metterò subito in squadra perché è ottimo come yokai. Scusa, ho saltato la voce, ero solo stanco, non te lo meritavi. Anche ti chiedo scusa, volevo solo che capissi quello che volevo dire. Certo che posso aiutarti più spesso con i lavori di casa, dimmi solo cosa fare. Fantastico, grazie, quando pensi che sia troppo lavoro basta che tu lo dica. I tuoi genitori sono così teneri, non è strano che Negatina fosse invidiosa. Sono felice che abbiano fatto pace. Con chi parli, Nate? Oh, niente, cioè con nessuno, non stavo parlando con nessuno. Ok, stasera cucino io. Perché non cuciniamo tutti insieme? Vai a lavarti le mani, Nate. Vado. Se a me 12 anni chiedessero di lavarmi le mani per cucinare insieme, no. Ho 11 anni. Quanti anni ha Nate, in teoria? Per usare la slot Kai di fronte all'albero sacro sul monte Selvoscura. E così finisce anche il secondo capitolo di Yo-Kai Watch. Nuzlocke. Come ho detto, non farò gli episodi a capitoli,
Però questi primi due capitoli erano molto corti, quindi ho dovuto fare così. Oggi ho fatto un bel po' di battaglie, le ho vinte tutte per fortuna senza rimetterci nessuno, a parte Nonno Fame che stava quasi per crollare, ma ce l'ho fatta. E domani continua ancora Yo-Kai Watch Nuzlocke. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch. In descrizione come sempre link per Instagram e per Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!